strada, ci ha fatto una chiacchierata, gli ho dato un passaggio all'ovile e niente, ho fatto una bella chiacchierata, dai, fa piacere. Adesso andiamo a vedere un posticino molto molto suggestivo, è molto molto bello. Vedo che c'è altra gente, che sicuramente sono in giro in bicicletta o a fare trekking da qualche parte. Iniziamo a parcheggiarci qua. Qui abbiamo una bella fontanella, bella bella, con l'acqua rigogliosa. Andiamo a vedere se è buona. Non è malvagia, non è malvagia. Anni fa, nel 2013, se ce lo ricordiamo tutti, è successo un bel casotto in questa zona. C'è stata un'alluvione, ha fatto una bomba d'acqua e ha fatto danno dappertutto, anche nel mio paese, nelle frazioni vicine, nei paesi limitrofi. E purtroppo, disgraziatamente, è successo anche quello che non doveva succedere, ci sono stati anche dei morti. A parte questo, la bomba d'acqua ha distrutto molte vene d'acqua del Monte Arci. Infatti dopo un periodo eravamo saliti e l'acqua in tutte le fontanelle, l'acqua era bianca, di colore bianco, aveva spaccato qualche cosa di calcare, non so di che cosa si tratta, ed era imbevibile. Adesso già un annetto a questa parte, un anno o due da questa parte, che comincia a essere bevibile e non ha dei retrogusti strani. Dopo questa parentesi continuiamo a camminare lungo questa conformazione vulcanica. Bella, eh? Bella, bella. Adesso che hanno pulito un pochettino, prima era tutto boscaglio, non si vedeva niente. Questo sentierino che ci porta al punto che vi voglio far vedere. Dove siamo anche arrivati? C'è anche gente. Ecco cosa volevo farvi vedere. Basaltiche. Buongiorno. Tutta questa zona era una vasta zona vulcanica. Queste conformazioni si formano quando il magma tocca l'acqua e si raffredda molto velocemente. In questo caso qua succede quando la roccia o il magma contiene poco silice, e raffreddandosi velocemente si formano queste conformazioni a forma pentagonale, o esagonale o ottagonale. Dipende da quanto è fredda l'acqua o da quanto sono fredde le temperature, e si creano queste colonne sempre più piccoline. Più è fredda l'acqua e più sono piccoline. Queste, che sono veramente suggestive e molto belle, indica che in questa zona qua c'era l'acqua e la parte sovrastante piano piano sta crollando. Si vedono tutte le conformazioni che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, esagonali. Queste qui sono conformazioni esagonali. Si chiamano colonne basaltiche. Come si chiamano? Aspetta, me lo sono anche scritto. Colonne basaltiche. Oh, memoria zero, eh. Ero qui insieme a due ragazzi che stavano arrivando dal Monte Limbara. Hanno fatto del trekking questo fine settimana e stanno rientrando piano piano a casa e si sono fermati qui. Hanno fatto un giretto in questa zona, l'hanno trovata anche questa, molto molto bella. Adesso sono qua da solo, loro se ne sono andati. C'è una tranquillità che
Si sente solo il rumore del ruscello. C'è una tranquillità incredibile. Ho registrato questo filmato, ma mo mi godo un po' di silenzio. A dopo. E da questa posizione salutiamo le colonne basaltiche. Ciao ciao, alla prossima, alla prossima visita di questo posto magnifico. Adesso andiamo verso la macchina. Tutto il Monte Arci è un vulcano spento da migliaia di anni, e qui sopra, ve lo mostro, qui sopra c'è il collegamento del video che ho fatto l'altra volta alla bocca del vulcano. Se volete andare a dargli un'occhiata, spero che vi piaccia anche quello. Stiamo arrivando alla macchina, gli amici di prima che se ne stanno andando anche loro. Mi si è smontato il mobiletto di dietro, fa un po' di rumore, adesso appena che trovo uno spiazzale in piano mi fermo. Ci fermiamo qua un attimino a controllare questa cosa, vediamo. Vediamo che succede. Qui è tutto incasinato. Allora, se è tutto incasinato, se è tutto smollato, devo controllarlo. Sai cosa è successo? Ci vediamo dopo. Allora, che è successo? Non avevo messo bene la roba di dietro perché avevo fatto la spesa e non ho sistemato il mobiletto. Si è tutto smontato. E poi in più, che io porto sempre dell'olio, vedete che c'ho la vaschettina lì, dell'olio dei freni, l'olio motore, olio differenziale, me li porto sempre dietro. Caspita, questa qui gli mancava il tappo e mi ha unto tutto il sedile il sedile posteriore. Guarda. Bip a manetta. E comunque, dai, adesso mettiamo un pochettino di scotch, un pezzo di nylon e lo rattoppiamo così. Incazzato nero. Ok, sistemato tutto. Appena che arrivo a casa devo per forza tirar via quell'olio. Comunque non è mica malvagio, il panorama anche da qua. Questo è il blog. Dimenticavo, proviamo a viaggiare sul canale YouTube. È tutto attaccato, non è staccato. Iscrivetevi. Ok, adesso possiamo anche chiudere. Il video è finito. Se vi è piaciuto, mettete un like. Ciao ciao, alla prossima.